mi ha stupito, conoscendo l'autrice, che è così giovane, sono tutte delle storie molto dure. Cioè, questi personaggi sono tutti personaggi che hanno delle vite difficili, vengono tutti, diciamo, dagli strati più bassi della società. Sono tutte persone che fanno una vita misera, che sognano sempre di andarsene da quel luogo, di lasciare le Shoah per andare all'interno degli Stati Uniti. E mi pareva strano che una ragazza così giovane avesse così potuto conoscere tante situazioni difficili. When I was a child, I never went to school. My mother taught me at home. So I had lots of time to read by myself, sometimes 6 to 8 hours a day. And so I learned that the best way to deal with life was to put it into story. Non è mai andata a scuola da bambina. Fino a 19 anni i suoi genitori l'hanno tenuta a casa. E sia lei che i suoi fratelli non hanno frequentato scuole regolari. Sono andati solo all'università e sono stati istruiti a casa dei genitori. I genitori erano delle persone acculturate, erano entrambi ricercatori. E quindi lei mi ha raccontato che da bambina la istruiva la mamma a casa. Ogni mattina gli dava un tot di tempo per fare i compiti, per fare le lezioni che doveva svolgere, e solo dopo poteva uscire, giocare, fare quello che fanno gli altri bambini. Allora lei si svegliava prestissimo all'alba, faceva subito tutte le lezioni, poi leggeva anche 6 ore al giorno, mi ha raccontato. Quindi ha letto tantissimo nella vita. I started out with British children's literature, so C.S. Lewis, Ian Nesbitt, The Railway Children, and then moved on to the big heavy Victorian books, then science fiction and fantasy. And then when I was much older, I started reading American authors, like Flannery O'Connor. Mm-hmm. And each different type of book I read taught me a different way of looking at the world. Ha letto tantissimo, ha cominciato con le storie per bambini della letteratura inglese, poi crescendo ha letto i romanzi vittoriani e poi anche tanta letteratura americana. E che ogni libro, ogni cosa che ha letto le ha insegnato un modo diverso di guardare la vita. When I first started writing the book, I lived on the actual shore, which is 3 islands off the coast of Virginia, and it has always been a farming island until the past 30 years when there is no more farming. Lei viveva appunto in questa zona dove sono ambientati i racconti e che era una zona rurale della Virginia. And so I wanted to explore what happens in a place when men have had a very defined role for many hundreds of years, and suddenly what it means to be a man changes. And everything I found from reading about that sort of place indicated that when what it is to be a man changes, when you don't know what it is to be a man, things get bad for women. E quindi voleva raccontare delle storie in cui si potesse vedere come può cambiare la vita per una persona, perché molte di queste persone che si sono trovate qui, che erano state arrivate per fare un lavoro nell'agricoltura, si sono trovate spiazzate. Poi quando un uomo si trova in difficoltà, ha dei problemi, le cose vanno male per le donne. In realtà soffrono di più, sono sempre le vittime anche di quando le cose non vanno bene per gli uomini. The first thing that I wanted to do, and I'd never really given myself the space to write a whole novel, was to get a sense of the place I was living, because I knew I was going to leave. So I think that I got inspiration from everything I read, and I wanted to respond to it and do it justice. But at the heart of it, I was trying to get a sense of the shore as a place. Mm-hmm. Ha detto che voleva raccontare, si è ispirato un po' a tutto quello che ha letto, però voleva raccontare il luogo dove è sempre vissuta, e soprattutto sapendo che se ne sarebbe andata, voleva proprio dare un senso del luogo, di questo luogo che sono queste isole. There was a time
that Shakespeare was considered the same way we think of the Marvel movies. So I'm just glad that people still read. And I think I don't, for most people I know who write, they don't just write for the readers, they write for the sake of the books. So one day the readers will come even if they're not here now. C'è stato un tempo in cui anche Shakespeare quando scriveva era come per noi il libro delle meraviglie, non si sarebbe mai pensato che sarebbe diventato quello che era, e che la maggior parte delle volte le persone scrivono solo per amore dei libri e che lei è contenta che ci siano delle persone che leggono, quindi, e che si continua a scrivere.